Hola, io sono Marcus Crane, signore e signori, bentornati su Turboil. Ho visto che vi è piaciuta la precedente puntata, ma prima di andare avanti io voglio vedere queste sfide qua, perché no? Abbiamo un cinese, il capo incredibile. C'è una sfida settimana, premio eterna, 6 giorni, e visto che quello vecchio l'ho zompato, vediamo un po' che cos'è questo. Allora, ti sfido, cerca di guadagnare più soldi possibili e di essere il petrolio più ricco di questa settimana. Non credo, amico mio. Questa settimana però la versione di Turmoil dello shop grande per un... Cos? Prova la versione Turmoil dello shopping gratis per 1 minuto tonnellate di petrolio e gas per te. Va bene, andiamo con ordine. Non lo so che cosa significa, sinceramente, ma lo ignoro un po'. Ok, abbiamo già un ciccio ciccio. Vediamo un po' qui. Ok, eccolo là. Andiamo a prendere il cavallo. Ma avete detto che ho pochi cavalli. Voi dite che c'ho pochi cavalli? Vediamo se sta crescendo questo. Sta crescendo. Andiamo a vendere, va? Non lo so se è vero che c'ho pochi cavalli. I miei cavalli garbano. No! Ma ammazza, di qua è importante. Di qua è importantissimo, signori. Ma guarda lì quanto cazzo ce n'è! Ma guarda lì! Andiamo a vendere, scusate. A 2,7. Anche questa, dai, dai, dai. 2,30. A 1,30, sorry. A 1,30, senti, io vado direttamente qui e vado a prendere. Sti cazzi, 1,31. Ma che sfida è con 1,31? Sono buoni tutti con 1,31. Guarda qui, ce n'era un altro. Vai, ciapalo, ciapalo. Uè, ciapalo. Ok, sta scendendo, sta scendendo. Si è ripreso, prima gli era venuto il matto. Ok, d'accordo. Cos'è potenza? La velocità di trivellazione. Ma non mi interessa minimamente. Cosa succede? Facciamo così e prendiamoci questo. Allora, voglio dare un'occhiata qui alla cosa. Bam! Non ho soldini. Non ho soldini. Vabbè, abbiamo questo. Aspettiamo un pochino. Ok, mi ha dato soltanto l'illusione iniziale che fosse super buono il prezzo. Invece adesso sta risalendo. Ok. Sta risalecchiando. Siamo ancora ad aprile. Va bene, vendiamo giusto un carretto ogni tanto. Qui ce ne metto un'altra, voglio accumularlo perché sapete che a me piace accumularlo per il grand finale. Adesso, se mi facessi qualche soldino, io potrei andare a vedere qui dentro. Sbrem! Madonna, ma quanto ce n'è, ragazzi? Scusate, quanta ce n'è? Forse non è il caso di fare i parsimoniosi qui. Ce n'è troppo, è davvero troppo. Dai, no, andate a vendere, ragazzi. Su, a 1 dollaro si vende. Allora, mi avete detto di non fare troppe biforcazioni, quindi facciamo così. In realtà mi avete detto di usare questa, però io so decoccio. Ok, mettiamo... No, facciamo così, visto che qui c'è... No, questa è una talpa. Sì, vai, talpa. Talpa tutto. Mettiamo qui. Oh, ma di qua è a 1,15, ragazzi. Sveglia, caffè. Ma guarda qui la roba. Ma guarda qui la roba. Questa è di trivellazione, non di cicciottazione, giusto? Facciamo così. Qui ce n'è un altro. Oh my god! È un mappone ricchissimo! È un mappozzissimo ricchissimissimo! Ok, vediamo e stop. Direi che ci mettiamo un altro di questo qui, ma ce n'è troppa. Ce n'è davvero troppo petrolio, signori. Facciamo quello più grosso possibile. Ma dai! Ma dai! Ok, lo stiamo accumulando. Di qua del gas, se ci servirebbe del gas. Cioè, io non ho parole. Non ho fucking parole. Ma che mappa è? Vabbè, allora uso pure di qua, giusto per andare di letto. Tanto è una mappa fuori dalla storia. Qui c'è del gas. Ma guarda quanto cacchio di petrolio c'è. Non posso. Andiamo a vendere un paio di cosine, giusto per avere i soldini per fare la manche finale. Grazie, grazie, grazie. Adesso stop, per favore, stop alle rotative. Allora, di cazzo ce n'è poco? Qui e qua, come direbbe Topolino. Andiamo a fare così. Questo qui lo useremo per il gas. Probabilmente dovrei potenziare. Adesso darà una crocca incredibile perché c'è il ciccio ciccio, c'è la roccia. No, questa no. Va bene, va bene. Ce n'è tantissimissima. Ce n'è davvero tanta. Siamo a luglio. Col bene che ti voglio, le palle sullo scoglio non ce le sbatto più. Interessante. Molto, molto interessante. Allora, stiamo ad agosto e questa è la situazione. Io non credo ai miei occhi, sinceramente. Non ho mai visto tanto petrolio in una sola. Posso unirli?
No, andiamo a vedere di qua, ragazzi. Non vendiamo di là. Ok, però c'è pochissimo gas per il nostro impiccio. Possiamo unirlo e fare anche il super tank, quindi abbiamo un pochino tutti i potenziamenti. Io farei così. Voglio prenderlo tutto, non so, sembra brutto detto così, voglio vedere, però. Aia, aia la roccia. Aia, posso andare di qua e poi andare di qua? Sembra di sì. Sembra di sì. Dovrei potenziare i tubi perché non ce la fanno, ovviamente. Questo. Uniamo questi. Il super silo! Uniamo questi e vediamo se. Ecco, i cavalli un po' più migliori assai. Ne mettiamo un bel po'. Ok. Ma questo non l'ho potenziato. Il cazzo è proprio. Ho potenziato questo, ma non quello. GG, Marcus Cron, GG. Very well. Onestamente non so se riuscirò a prendere tutto sto cacchio di petrolio, perché, raga, è una caterva incredibile. Probabilmente sta anche di qua. Ce n'è ancora. Guys, ma come faccio? Ma come faccio? Questo che cos'è? Non mi dire che è gas. Ok, perfetto. Allora, qui c'è un gas, ma non ce la farò a finire il petrolio prima del tempo. Qui siamo a 1 ed è ottobre. Che figo il Super Silos, non me lo ricordavo. Secondo me devo fare una cosa del genere per ottenere un profitto più migliore assai. Devo potenziare questa, ok? Fermarmi dal vendere, andare qui, ok? Salire qua sopra e andare di qua chiudendo questa, perché sti cazzi alla fin fine. Sti cazzi alla fin fine, giù tanti cavalli. Giù tanti cavalli. Ma quanti ce ne abbiamo? Ce ne abbiamo 20. 21, eccolo qua. Sta salendo, ragazzi. Non durerà per sempre. Andiamo a vendere tutto quanto. Andiamo a vendere tutto quanto a 1,50. Non è un super numerone, però. Dai, 1,70, 1,76. Ho visto gente che ha fatto 100.000, 200.000. E io sto a 10.000. Ero totalmente impreparato a tutto questo. Ben di Dio. Giuro. Magari adesso, ripensandoci, come potrei potenziare le cose che siamo ancora a novembre? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Potrei provare a fare una schifezza del genere. È proprio una schifezza incredibile e inguardabile. Chiudo questo, anche perché c'ho ancora tantissimo. Eccolo. Vai. Eccolo qua. Guardate, questa è una cagata, eh. Una cagata allucinogena che sto facendo per potenziare un pochino il prezzo. Vediamo se qui c'è dell'altro gas, dai, che mi dice culo. Non c'è, ragazzi. Andiamo a vendere con tutti i cavallini. E forse qualche soldino in più ce lo siamo fatti. Non so che bonus ci dà o malus. Ed è l'ultimo mese e questa è la situazione. Troppo petrolio per come sono abituato nel gameplay normale. Sto vendendo con tutti i miei cavallini, ma ragazzi, velocizziamo perché ormai è finita. È finita di qua. Sto vendendo a 60 centesimi il barilotto. Sarebbe stato davvero. Davvero impossibile consumarlo tutto. Cioè, un tipo di gameplay totalmente diverso. Ma perché non vai a vendere l'altra parte quando sale il prezzo? Mio Dio, guardate la roba! Oh mio Dio! 45.000, vediamo in che posizione stiamo. In che posizione stiamo? Siamo 226esimi su, non lo so, su. Mi si è aperta adesso, voi non la vedete, la leaderboard di. Come hai fatto a fare 270.000 dollari, eh? Come hai fatto, maledetto? Maledetto cinese. Non lo so su quante persone. I do know. Ok, questa era la sfida settimanale, ma noi abbiamo da continuare la nostra campagna, ragazzi, perché è qui che si tirano fuori i big money. Abbiamo fatto un bel 105.000 l'ultima volta, gli altri stanno rispettivamente a 66.000, 38.000 e 82.000. Quindi, let's go. Abbiamo qualche potenziamento con il magma? No, e ragazzi, lo sto usando, soltanto certe volte neanche mi conviene. Prendere le cose più velocemente. Ho lisciato una pepita, sono uno stronzo, lo so. Ho lisciato una pepita, farò più attenzione e andrò subito, visto che ho 5.000 punti, andare a prendere le talpe. Le ho potenziate? Le talpe cercano i tesori? Cercano i tesori, però voglio potenziare tantissimo le talpozze perché sono importanti.
Lo scanner non so se prendermelo, sinceramente. Cerchiamo anche il magma. La velocità dei raptomanti onestamente mi sembra soltanto uno spreco per adesso. Il super silo non so se lo farò. La velocità in cui che cambia nel metodo per perforare non ci interessa più di troppo. La ramificazione sarebbe importante, 5 tubi, ma la facciamo, la mettiamo, anche se poi non conviene a lungo andare. Vediamo un po'. No, e assolutamente no, quindi non ci sono offerte interessanti dentro al saloon. Andiamo all'asta per i terreni. Io ho sprecato una marea di roba, ma adesso dovrei avere un vantaggio più importante. Allora abbiamo 17 17 45 36. Il posto più appetibile è questo qui, ovviamente, e qui ci si proveranno a mettere tutti. E no, questo è il posto più appetibile. Shit, speriamo che accanto a quel 45 ci sia un 42, perché è più plausibile che questo faccia cagare, però va bene. Ho pagato questi 2000, signori. Loro comprano. Perfetto, anche loro stanno più in basso di me, decisamente, perché hanno comprato dopo. Ragazzi, spendiamo questi 2000 e andiamo a scavicchiare. Ok, let's go. Come mi hanno suggerito, voglio provare a mettere due rapdo e anche un po' amanti. Così mi dicono dopo, sai più o meno dove avrai il coso. Guardate, a 1,33! A 1,33! A 1,33! Io mando subito una bella talpa, raga. Sì, vabbè, no, ma se me lo trovate vicino siete due stronzi. Dai ragazzi, prendiamo subito il Petrols. Eccolo qua, ho lisciato di pochissimo. Di pochissimo, sentite, io... No, per... no, porca merda, ho speso un botto di soldi per fare sta stronzata. Guys, rosico, rosico tantissimo. Rosico tantissimo, vai a vendere. Vai a vendere, quando era un dollaro. No, ho fatto proprio una cazzata. Ho fatto una grossa, grossa, grossa scemenza, guys. Davvero, davvero enorme. Qui il tizio mi dice che c'è qualcosa, io andrei a vedere. Eccolo qua. A questo punto non mi va di sprecare un'altra ciccia ciccia. Facciamo così. Facciamo così. Eccola qua, dovrebbe sparire il tizio, sì. Un po' sfigato questo terreno, mi sa. Mi sa che è un po' sfigato. E anche i valori stanno... stanno belli bassi. Ok, qui sta aumentando. Sta aumentando e mi serve tra... No, 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 no. Perché? Perché? Senti, andate... andate... No, no, no! Ok, ok. Adesso che vi siete svuotati, prendete il petrolio, andate lì. Sbrigati! Sbrigati! Che le multe sono salatissime. Vedete che io non voglio l'estrazione del petrolio. Non la voglio, non mi conviene. Non mi conviene affatto. Ok, l'estrazione più veloce, dico, del petrolio, intendo quella. Andiamo a vendere all'altra parte, potenziamo i carri, perché guys, qui. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, un altro amico rabdomante e un'altra talpetta. Talpetta, vai così. Oh, i prezzi non sono male. I prezzi non sono male, se soltanto mi accorgessi prima che di qua è 1,23. Non male. Allora io metterei un silos così e uno di questi qui. Già lo vedo. Non so se è lui, onestamente. Andiamo un pochino più veloce. C'è il magma. Molto bene. Molto bene. Allora facciamo così e poi scendiamo. Qui c'è del gas. Ancora molto bene. Sprechiamo un pochino il nostro scannerissimo. Minchia che buono, ragazzi. Minchia che cacchio di buono. Ok, stop a vendere a un dollaro, non ci interessa. Minchia che buono. Ehi, mamma che buono. Iniziamo a prepararci un supply per l'ottimo gas. Di petrolio, ragazzi, ce n'è poco, ve lo dico. Ve lo dico, ce n'è poco. Qui c'è tantissimo di questo. Allora, per adesso va bene così, è una storia tranquilla. Facciamo così. Andiamo a vedere se ci sono altri pozzi, perché voglio fare un rush finale. E ci sono altri pozzi, ragazzi. Ci sono, caspita, se ci sono. Allora, il nostro amico dice qui, e quindi io farei, tanto qui è quasi concluso, farei così e ci andiamo a ramificare. Ma ce n'è un altro che dice di qua. Quindi ho beccato la roccia, me lo potenzio. Me lo potenzio perché mi serve andare fin qua giù. Spero che questo non sia gas. Porca merda! È gas. Shit!
Ok, facciamo così, l'ho pure potenziato come uno stronzo, capito? Come uno stronzo. Potenziamoci questi. Sì, amico mio, lo so, però cacchio, stavi qui sotto, sembrava gas. Cioè, è gas, vaffan, goulash. Potenziamo questo. Stiamo vendendo a 1,76, ma che schifo la vita, ragazzi. Ok, potenziamo questi due. Io voglio vedere quanto è grande qui. Di tesori non ne vedo. Il tesoro al sicuro non è. C'è il mio amico Lupin. E adesso andiamo a vendere, ragazzi. Qui è 1,6, eh. È 1,6. A 1,6, 1,12 si vende. 1,11, perfetto. Perfetto. Ricordiamoci che non c'è troppo petrolio in questa mappa, eh. Non c'è, ve lo dico. Fidate del Sor Marcus Crohn quando vi dice che non c'è. E andiamo a potenziare anche questo. Io alla fine faccio un 3 di questo. Mi potenzo già i cavalli. Ne metto un bel po'. Ho capito che qui c'è sta un altro stronzo. Dammi un attimo di tempo, pezzo di merda. E vorrei potenziare anche questo perché ci mette tantissimissimo. Qui secondo me c'è qualcosa di cicciotto. Non so perché me lo dice il mio istinto. Il mio istinto fa schifo. Talpe, talpe, scannerissimo. Direi qui. Un altro gas. Questo gas potrebbe essere la nostra salvezza. Io adesso punto ad accumulare il tesoro. Il tesoro. Il ciccio ciccio. Non cago neanche questo che sta a 1,3. Non ti cago. Se ti purgen, non ti caghen. Vabbè, dai, due li metto a vendere. Dai, 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 facciamolo, facciamolo. Ok, guys, questo è il piano. Qui c'è la fonte, l'ultima fonte rimasta, Dana Rosa, è il 17 ottobre, dobbiamo essere fucking perfetti, perché qui sto collegando tutto quanto, il gas. Ma io sto pieno, sto pieno, sto pieno, dobbiamo vendere qualche cosa, altrimenti qui non ce la facciamo. Ok, stiamo pieni, è tutto fatto, ragazzi, andiamo a collegare questo. Dovrebbe essere un botto, un botto, un botto, un botto, un botto. Intanto i cavalli si stanno riempinguando. Vediamo un po'. 180, non male, non male, non male. Cioè, scusate, un dollaro, ok. Il primo flusso sta finendo. Io aspetto, raga, io aspetto, io aspetto, io aspetto. Oh, come, 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 come? No, ma porca merda. E niente, guys, ma prendo un derzecchio perché non ho fatto altri cosi. Il timer adesso. Sì, lo so, lo so, lo so, c'è la fuoriuscita, lo so. Merda, 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 merda. Non ho buttato l'occhio sulla trivella, sono un pirletto. Adesso i miei cavalli, e devo comprare la mandria, ricordatemelo, stanno vendendo tutto quello che possono a ricchi 3 dollari. Ricchi 3 fucking dollari. 3,50. 3 e 40, ragazzi, abbiamo fatto comunque un 68.641 dollari che è spettacolare. Davvero spettacolare. Ok, il gas, ce n'erano altri due che non avevamo notato, cioè non l'avevo notato. No, qui vicino, ma perché le tappe non funzionano? Cazzo, vabbè, multiple fuoriuscita, ok, però mi ha dato estratto e venduto, quindi abbiamo un pochino tamponato. 66.000, andiamo a vedere gli altri, che cosa hanno fatto? Mamma mia! Siamo i vincitori indiscussi anche di questa partita. Let's go! 101.000, signori e signore. Ci sono degli aggiornamenti? Non mi sembra. Lo so, tesoro mio, non ho trovato neanche il diamante. Faccio schifo, lo so, faccio schifo. Nessuna volta per le fuoriuscite? Yes! Ora, qui andiamo su Mandria perché mi serve tantissimo. Non ho capito a che serve questo. Ma io me lo compro, tanto c'ho i big sordi. I big soldi, lo scanner più grande e il super silos. Cioè, ci sarebbe servito a questa volta. Ci sarebbe servito davvero, davvero tanto. Però ancora voglio mantenermi un margine. Voglio vedermi sempre sopra gli altri. Non è un fatto di egocentrismo. Giuro, giuro in giurello. Ok, non era male, effettivamente. Ragazzi, saremo fortunati anche questa volta. Io vado qui. No, levate dal cazzo. Levate dal cazzo. Levate dal cazzo. Bravo, bravo. Via, show. Ok. Ok, perfetto. No, sì, forse. Ok, non sarà da 40, secondo me. Ok, non sarà per niente da 40. Non, nessuno fa spese? Vinculo col brecciolino, guys. Ragazzi, guarda, vedi che contatore non ce l'ha nessuno. Ce l'ho soltanto io, contatore. Perché me lo sono preso? Non lo so. No, il prestito non lo voglio. Ragazzi, andiamo a farci la seconda sfida di oggi. Quindi,
Non dobbiamo demordere. Questa vaffanculo che. Ok, no, già secondo gennaio, fermati, oh. Ok, cerchiamo. Sto già pronto con la manina per mettere giù. Per mettere giù già il 10. Ma quanto siete lenti, ragazzi? Lentissimi. E la becca subito il Sor Marcus Crona. La becca subito e vedo che di qua il prezzo sale. Senti, io faccio così. Non lo so perché faccio così. Vai a vendere di qua, ok, a 1,8, 1,9, niente bad. Niente bad davvero. Ok. Quasi quasi ci mettiamo un'altra Pompadour. Ok. E poi ci si ferma quando stiamo a 1, detto che ci si ferma. Andiamo a vedere quest'altro. Aspetta, che ci si ferma? Oh, non posso comprarmi un altro cavallo, ferma. Mi serve un cavalluccio marino, dai. Eccolo qua. Che poi non ho capito, ma sto tizio, i cavalli. Regà, ma poi li uccide, che fa? I silos li abbatte. Io ho capito che. Cioè, i silos, vabbè, l'hai costruiti lì. Magari ti impiega troppo tempo. Che ne so, costruirli da un'altra parte. Però, senti, io vado a vendere. Non me ne frega niente, voglio avere le cose prima del tempo. Ok, facciamo un altro di questi. Facciamo un altro di questi. No, vabbè, però a 60 no, fai schifo. Però i cavalli se li potrebbe portare in giro, l'amico mio. Cioè, non è. Sei un pochino strunz. Questo è gas, meno male che la mia amica me l'ha fatto vedere. Altrimenti andavo a cicciottarmi il gas. Qui c'è qualcosa di gigantesco, scusate. Mi devo togliere questo dubbio. Oh mio Dio, questo è assurdo. Eh sì, però tu non servi a cazzo, arrivi sempre tardi. Quello è assurdo. Quello è davvero assurdo. Ok, ma non posso vendere. Vendo a 1,60, ragazzi. Va bene, vendo a 1,60, mi avete convinto. Facciamo così. Che spettacolo! Che spettacolo! Cioè, penso sia il più grosso che io abbia mai visto di pozzo di petrolio. Ok, questo sta salendo di gusto. Sta davvero salendo di gusto. Mettiamo un altro rabdo qui. Andiamo a cercare sto tesoro, su, il tesoro dei templari. Questo sta scendendo, di qua sta salendo. Metto un altro cavalluccio marino. Ah, ma non intendevi questo, ciccio? Ah, tu intendevi questo qui? Va bene, lo prendiamo. Un altro pochino di cavalli, io mi potenzio i cavalli perché i cavalli, raga. No, ma questo sta 1,15. 1,15 è buonissimo. Sentite, guys. Oddio, ma c'era ancora qua sotto. Ma è assurda sta mappa. Meno male che avevo detto che faceva schifo. Sì? E non c'è un Getz. Scusa, amico mio, ma non c'è un Getz. No, aspetta, mi devo togliere un dubbio. Questo? Tu hai visto questo? Non mi dire che è gas, eh? No? Ok, no, è petrolio. D'accordo. Cioè, soltanto da strada. No, ma io no, non ho parole. Me lo devo comprare al Super Silos. Ok, basta, stop alle dotative. No, vendi, me ne frega niente. Vendi. Stop, perfetto. Dobbiamo farci il piano per il coso, eh? Per questo qui. Per questo qui. Buonissimo. Ma qui non c'è un Getz? Non c'è un Getz proprio? Le talpe non dovrebbero cercare tesori. Talpe, cercate tesori, dai. Ragazzi, invece questo posto è scarso. È scarsissimo. Ve lo dice il Sir Marcus Cron. Questo posto è scarso. E questo grande è l'unica risorsa che abbiamo. Forse insieme a quest'altro. Passa qui. Cazzo, posso farlo? Non lo so. Quindi dobbiamo giocarcela strabene. Perché se vendo a prezzo schifo, mi attacco al cacchio e tiro forte, ragazzi. Non ci sono altre fonti di petrolio. Neanche una. Allora io direi di iniziare a fare il tragitto di questo bel ciccio ciccio. Ok? Allora, questo facciamo così e questo lo chiudiamo. D'accordo? Questo facciamo così, e non so, non ho capito perché me la fai chiudere subito, cazzo, ma va bene lo stesso. Andiamo a vedere potenziare cose. Vediamo qua. Un tesoro al sicuro non è? Se Marcus Coran non lo prende! No, io accumulo tutto. No, vabbè, un pochino devo vendere, oh. Se no che cazzo faccio? Andiamo a vendere, guys. Andiamo a vendere. Che tristezza, la vita. Ho beccato il coso della merda. Ok. Adesso
Io vorrei riempire tutto questo di silos. E anche in questo caso il mega silos ci avrebbe fatto davvero comodo. Che tristezza vivere. E potenziarmi questo. E potenziarmi questo. Ok. Non ho idea di quanto sia grande questo. È quasi agli sgoccioli. E vediamo un po' che riusciamo a fare accumulando petrolios. Purtroppo alle volte ti dice sfiga. Ho dovuto chiudere questa piccola ciccetta perché altrimenti i miei cavallini non ce la facevano. E stavo aspettando che mi aumentasse di valore questa qui a destra, ok? Purtroppo sembra stia scendendo e basta. E questa cosa mi fa rodere il culo. Ok, sta salendo finalmente. Finalmente, finalmente, finalmente. Però vedo che qui serve un altro cavalluccio marino. Allora, andiamo a vendere un secchiello soltanto. Sì, un secchiello, un barilotto soltanto. È ottobre, io vorrei che quello arrivasse a uno, ragazzi, da solo. Perché se no mi spreco tutto il gas. Mi spreco tutto il gas. Qui stiamo vendendo un pochino di quello giusto per non sforzarci troppo. Ok, sta salendo. Guys, sta salendo. Forse è giunto il momento. Io attacco. Ok? È ottobre. Abbiamo la visione del gas. Dobbiamo. Ci deve di culo. Ci deve. Oh, ma qui cazzo sta 1,30. Vai a vendere qui. Vai a vendere qui. Ok. Stop, stop, a 2, lo vogliamo far salire ancora di più. Voglio più cavalli, più cavalli, più cavalli, più cavalli. A 3 lo voglio. Guys, lo voglio a 3. Non so se ci arriva a 3. Lo velocizziamo. Andiamo a vendere tutto quanto. Tutto quanto, tutto quanto, tutto quanto. Riapriamo questa. Vai così. Vai così. Vai, vai che ci credo. Vai che ci credo, vai cazzo che ci credo. Vai, 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 vai. Perché sta a 0,76? Minchia, si è droppato tantissimo. Ma guarda lì sotto che c'era la. Talpe di merda! Talpe di merda! C'era un ottimo gas. Ok, sempre primi. Però stavolta mi sa che ci ha detto sfiga col terreno. Andiamo a vedere il terreno. Sì. 41, 41, non è stato. Non è, no, 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 36? Beh, non lo so. Non lo so, chiudi sta cosa, chiudi sta ciabatta. Ragazzi, io vi sallustro qui. Se avete dei consigli, datemene. Se sono cieco e non vedete tesori, perdonatemi, sono mongoloide. Ma noi siamo ancora in cima con 105.000. Ancora non abbiamo fatto le spese, però. Ma neanche loro. 75 Isabel, 57 Blank e Joshua con 43. Ragazzi, siamo in testa. Questo è Turmoil, The Heat Is On. E il magma lo trovo sempre dalla parte che non mi interessa. Bella per voi, ciao!